Dalle nostre parti si dice che ci vogliono laghi per vicine. Come vedete, abbiamo realizzato un non servizio per lo stato disastroso delle bandiere presenti al comune. E immediatamente qualcuno ci ascolta, ogni tanto, specialmente quando parliamo di fissari, diciamo, eh, ci ascoltano perché si sono precipitati a Palermo ad andare a prendere le nuove bandiere e finalmente al comune di Partenico, perlomeno, abbiamo a Banneranova, a proposito di bandiere. Oggi vogliamo parlare proprio dell'uso dell e l'abuso che si fa della fascia tricolore. Dovete sapere che soprattutto nei comuni siciliani questa fascia viene data a, a chiunque, nel senso che tutti gli assessori possono benissimamente usare la fascia tricolore. e Invece per legge non è così, perché a parte il fatto che appartengo si fa uso e abuso della fascia tricolore in quanto noi abbiamo un sindaco che è totalmente assente e, e credo che sia un rifugiato politico ormai appartenico, cioè nel senso che è come l'immigrata clandestina. Bene, la voto ogni tanto, ogni tanto si fa birre, appena vede che ci sono guai, piglia e scappa. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che per legge... La fascia tricolore in dotazione al sindaco la può usare solo e semplicemente il sindaco e il vice sindaco. Stop! C'è la fascia porta nei cani e i porci. Nel senso che il oh, sindaco, siccome è sempre totalmente assente, delega. E allora una volta ce l'aveva l'assessore Tizio, una volta ce l'aveva l'assessore Caio, una volta ce l'aveva la Piccerina, una volta ce l'aveva eh, il chi arriva, empila la pascia e si può spacciare per sindaco. Perché? Perché per legge, la legge recita così. L'articolo 50,12 del decreto legislativo 267 del 2000 definisce la fascia tricolore come distintivo del sindaco, unitamente allo stemma della Repubblica italiana e lo stemma del comune, da portare a tracolla, sulla spalla destra con lo fiocco che finisce all'altezza dell'anca sinistra e nell'indossarla la striscia di colore verde deve essere posta in prossimità del collo di chi la porta. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del sindaco. Si tratta quindi di un simbolo certamente dotato di specifici significati e per tali ragioni non avulso da un uso mirato e opportuno. Assistiamo però oggi a un utilizzo della fascia tricolore in occasione delle manifestazioni ufficiali praticato non soltanto da parte dei sindaci o vice-sindaci nella funzione di sindaco pro tempore. Ma è esso anche a membri dell'amministrazione delegati in rappresentanza. Si ritiene utile, alla luce di numerose sollecitazioni, soffermarsi sulla legittimità o sulla opportunità di un uso così frequente del medesimo segno distintivo. In merito alle modalità di utilizzo della fascia tricolore, il 4 novembre del 1998. L'allora Ministro dell'Interno Rosa Russo Iervolino emanava una circolare, pubblicata poi sulla Gazzetta Ufficiale, indirizzata a tutti i prefetti e ai rappresentanti delle autonomie, all'interno della quale si invitavano i sindaci a fare un uso corretto e conveniente della fascia tricolore, nella consapevolezza della dignità e del decoro della carica e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica. Nel precisare come la disciplina dell'uso della fascia non sia dettata compiutamente dalle norme, ma sia rinvenibile in talune disposizioni di legge e di carattere amministrativo, via via emanate e riguardanti per lo più aspetti settoriali del problema, il Ministro specifica nella circolare come tale disciplina sia legata principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo. La specifica funzione distintiva attribuita alla fascia, quale elemento simbolico, si spiega nel provvedimento ministeriale e altresì finalizzata a rendere palese la differenza tra il sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche, nel contempo sottolinea l'impegno che il sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale. Possiamo quindi operare alcune riflessioni. Il sindaco in quanto tale può utilizzare la fascia tricolore, anzi deve utilizzarla nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali, tutte le volte in cui la propria veste di partecipazione alle manifestazioni pubbliche venga interpretata come espletamento del proprio ruolo e assuma ufficialità. Diversamente, nell'ipotesi di partecipazione a titolo privato o comunque non ufficiale, si dubita fortemente non solo dell'opportunità, ma anche della legittimità dell'utilizzo di tale simbolo distintivo. Coerentemente con tale enunciazione si è del parere che costituisca un uso legittimo del simbolo l'utilizzo della fascia tricolore da parte del vice sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nei casi di sospensione dell'esercizio della funzione del sindaco. In tale ipotesi il vice sindaco sostituisce in toto il sindaco nell'espletamento dei compiti istituzionali in qualità di capo dell'amministrazione ereditandone ovviamente prerogative e funzioni. In tal modo viene assicurata la continuità nell'esercizio appunto del suddetto ruolo di capo dell'amministrazione. Certamente legata a quest'ultima riflessione è la legittimità o meno dell'utilizzo della fascia tricolore da parte di un delegato del sindaco a partecipare per conto dell'amministrazione. Particolarmente esplicativa è l'indicazione ministeriale della circolare. Laddove si evidenzia la finalità di rendere palese la differenza fra sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche, si evince quindi la illegittimità dell'uso della fascia da parte di soggetti rappresentanti l'amministrazione, delegati a partecipare a qualsiasi manifestazione ufficiale, in quanto la fascia medesima, dal contesto interpretativo che ne deriva, configurerebbe il distintivo del sindaco, quale capo dell'amministrazione.